Vorrei tornare con voi sulla problematica dell'emergenza educativa di questo particolare periodo storico. Emergenza educativa che non è solo legata alla situazione scolastica, ma è anche legata ad un altro contesto, l'emergenza che riguarda lo sport. Ora, lo sport non ha a che fare solo con il corpo, è anche un elemento che riguarda il corpo. L'altro giorno, proprio uscendo dallo studio che è posto vicino a una scuola elementare, ho visto una scena interessante. Una bambina, probabilmente dei primi anni della scuola elementare, quindi prima o seconda elementare, esce, si rivolge alla mamma, deposita il suo zaino e dice: "Mamma, posso correre?" Mi è parso evidente che la mamma dovesse fermarsi ancora, probabilmente in attesa del primogenito che era nelle classi più avanzate, proprio perché adesso i bambini stanno facendo un'uscita scaglionata per evitare gli assembramenti. La mamma risponde di sì e la bambina comincia a correre sul marciapiede in non più di 20 metri, cioè fa 20 metri di corsa, poi ripercorre gli stessi 20 metri in senso inverso. Mi è venuto in mente il criceto nella ruota. Era talmente bisognosa di dare sfogo a una energia che era stata contenuta per tantissime ore, perché stanno a scuola dalle 8:30 della mattina alle 4:30 del pomeriggio, probabilmente stando per la maggior parte di questo tempo seduti al loro banco, che a questa bambina andava bene anche così, andava bene correre per 20 metri e poi ripercorrere a ritroso gli stessi 20 metri. Quindi pare evidente che ci sia un bisogno corporeo di tradurre l'energia in movimento. La vita è movimento e nei bambini questa cosa la vediamo ogni minuto secondo. Ma lo sport non ha solo importanza per il corpo, non è solo riferito al corpo. Lo sport è una istanza educativa e preventiva al disagio psicosociale. Educativa perché? Perché qualunque sport si pratichi, è necessario imparare regole, dare un senso di ordine ai propri interventi, senso di ordine che si basa anche sul rispetto di se stessi e dell'altro. Cioè è una istanza che consente la struttura della individuatività, ci diceva Neufeld, cioè quella cosa che non c'entra con l'ambiente, quella cosa che non c'entra con la genetica, ma c'entra col nostro modo di vedere noi stessi all'interno del mondo e quindi col nostro modo di leggere la realtà. Voglio ricordare che nei tempi degli antichi greci, sulla piana di Olimpia, si decideva di fermare qualunque guerra in virtù dei giochi olimpici. Ovvero lo sport diventava una sublimazione dell'atto di guerra, un altro modo per poter evidenziare il proprio valore all'interno del rispetto di se stessi e dell'altro. Questa è storia e ci si può dire, vabbè, i ragazzi non la conoscono poi così bene la storia e quindi non possono sentire queste cose. Io non credo che questo sia vero, perché oltre ad essere storia, queste cose diventano mito, diventano leggenda e i miti riverberano dentro di noi, dentro il nostro inconscio, anche se non li conosciamo. Questi miti che hanno a che fare con l'essere eroi, che hanno a che fare con le nostre capacità, con l'esaltazione di un proprio ruolo all'interno di un gruppo, sono presenti nelle fiabe, sono presenti nei racconti, sono presenti nei racconti anche di fantascienza, no? Dei supereroi e non sono nient'altro che riverberi di miti legati ad eventi storici. Lo sport ha in sé questo sentire mitologico che ci rappresenta come specie umana. Accanto a questo valore educativo c'è anche però un valore di prevenzione del disagio psicosociale. Ora, sul territorio nazionale abbiamo delle esperienze straordinarie in questo senso. Io ne conosco alcune, quella a me più vicina è quella di un educatore, formatore adleriano che dedica la propria vita e il proprio lavoro
alla formazione sportiva intesa come recupero sociale. Ecco, il lavoro di Rocco Persampieri è inestimabile e tanti esempi simili ci sono sul nostro territorio. Ora, io vorrei chiarire che quello che si sta facendo è impedire a costoro non solo di lavorare, ma di agire la prevenzione sul territorio nazionale. Voi non vedrete mai ragazzini che hanno un'attività sportiva, che si dedicano ad una passione sportiva, non li vedrete mai perdere tempo in giro, stravaccarsi sulle panchine, passare il tempo, tra di loro in assembramento. Questi sono ragazzini che vanno a scuola, tengono le regole, le tengono poi in ambito sportivo, perché l'essere strutturati dal punto di vista della individualità in questo modo ha ricadute benefiche su qualunque parte della propria vita. In questo modo noi abbiamo l'occasione, la potenzialità, non soltanto di avere dei ragazzini sani sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico, ma abbiamo la possibilità di avere i futuri cittadini di questo paese. Ora è inaccettabile, inaccettabile che in questo momento storico non si dia valore a questo contesto, a un contesto che ha un significato di prevenzione, di tutela del sociale e delle nuove generazioni. Quindi è necessario, anzi oserei dire che è indispensabile a questo punto, che tutti facciano sentire la propria voce. Non ha senso avere una serie A che può giocare, tutte le serie A di qualunque sport che possono giocare, e i ragazzini che non possono praticare sport. Se la questione è economica, vi pongo subito una problematica economica. Siete davvero sicuri che potrete avere in futuro ancora delle serie A, se non avrete ragazzini che giocano per strada con un pallone o che hanno la possibilità di strutturare da adesso, da bambini, un significante della loro passione per lo sport?